Salve a tutti, buon compleanno, bienvenuti da The Ranger. Quest'oggi continuo a fare l'unboxing di un kit che mi ha veramente molto colpito, una seconda stagione di Gundam Build Fighters Strive. Non solo per il suo bellissimo aspetto da warrior, ma proprio per come è fatto in generale, e quindi non ho potuto resistere alla tentazione poi di andarmelo a cercare e poi di comprarmelo dopo tantissima attesa. Signore e signori, oggi facciamo un unboxing del bellissimo Transient Gundam. Cominciamo subito ammirando questa bellissima scatola. Allora, nel primo lato qui sopra potremmo scrivere HG Build Fighters, il logo della serie che è Gundam Build Fighters. Poi qua sullo sfondo della box art, che è veramente fantastico, quindi spettacolare, troviamo un'immagine rappresentativa del nostro Transient Gundam in action con le sue, diciamo, lance, che sono veramente fantastico, veramente. Questo qui è veramente bellissimo, sto Gundam qui, specialmente anche le sue armi che sono veramente fantastiche e a più usi, veramente fantastici. Troviamo qui il nome Transient Gundam, la scritta Team Celestia Sphere Wilfred Kijimas Mobile Suit, il logo Bandai, che scalano con 144, e la data di fabbricazione che è Bandai 2015, Made in Japan. In questo lato della scatola troviamo un'immagine in action del nostro modello, alcune informazioni sulle sue weapons, principalmente, che sarebbe anche una specie di GN, sì, qualcosa del genere, come del GN Sword, ma per un'evoluzione meno stile di Gundam Build Fighters, probabilmente chi conosce la serie poi va bene capire. Ci sono anche delle hand pad, vai, vabbè, come c'era anche il ball bearing Gundam, ma non mi soffermerò più ulteriormente. Troviamo anche i bellissimi dettagli di questo modello che sono veramente molto fantastici, e inoltre qui c'è una piccola info che è contenuta in una piccolissima action base come in Super Fumina, quindi possiamo fare un po' di pose a Avery. E poi qui troviamo anche un'immagine che principalmente si può mettere vicino al Trayvon in Gundam, diciamo che è il combattimento finale dell'ultimo episodio, anche se io preferisco più usare il Kamiki Born in Gundam perché è meglio. Chi ha visto la review del Kamiki Born in Gundam capirà anche il perché. Nei due lati corti della scatola, che sono identici, qui troviamo la scritta HG Build Fighters, l'immagine che troviamo sulla box art, e la scritta Transient Gundam, il logo Bandai, e il numero 034, che ci indica che questo è il 34esimo kit tratto dalla serie Gundam Build Fighters. Sempre in questo lato qui della scatola troviamo un front view, un review sul nostro modello, con un'immagine più che altro tratta dall'anime, e principalmente nell'ultimo episodio troviamo la candida Gundam Build Fighters 2, e qua il pricing che è di 1800 yen. Adesso vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione come sempre posizionato sopra. Poi troviamo ben quattro pacchetti rumorosi. Il primo con queste rane in tuta sparente, veramente molto belle. Le deca, semplicemente tutte argentate. E un'arna, diciamo, scheletrica, quasi. In questo secondo pacchetto abbiamo altre anne di quelle belle in blu trasparente, possiamo dire, e queste qui in viola, anche se credevo fosse un blu scuro. Poi qui abbiamo i Polyclaps e altre varie parti. Infine, nell'ultimo pacchetto troviamo le parti per la basetta e altre parti in bianco. Adesso iniziamo poi bene nel dettaglio le anne di questo modello. La prima anna è l'anna A, questa anna qui completamente in bianco. Qui troviamo tantissime parti, principalmente quelle che sarebbero più dell'armatura di questo Gundam qui, semplicemente. Troviamo le parti delle braccia, questa qui che dovrebbe essere sul busto, questa qui sulla testa, che veramente ha moltissimi dettagli. La testa infatti mi è molto piaciuta di questo modello, anche con l'anellino con la modifica per essere esomobile individualmente, e tante varie parti che lo vanno principalmente a ricoprire. Un casino, questo qui non capiamo bene se dovrebbe essere una specie di Gen Drive, anche se un po' evoluto nella serie. E poi anche il busto di questo modello, nulla di più in generale da segnalare. Qui troviamo due anne gemelle, principalmente le due anne B, sono principalmente proprio due anne completamente uguali, quindi questa può andare già dentro. Sempre parti in bianco sono queste qui, semplicemente parti per le lance e alcune parti proprio per le gambe, proprio troviamo qui principalmente, e forse questa qui dovrebbe essere una per le spalle, ma potrei anche sbagliarmi. In ogni caso poi vedete poi per bene la review. Poi c'è l'anna C, quest'altra anna è completamente, diciamo, parti più di scheletri che matta, virgolette, possiamo dire. Qui troviamo le parti principalmente che darebbero l'articolazione a questo modello, che sono veramente tantissime. E poi queste nuove mani che hanno un nuovissimo sistema, sì, semplicemente no, sono costruite proprio in un modo un po' più assurdo. Un po' mi fa un po' ridere perché devo tenere la lancia, ma è una posizione abbastanza anche un po' buffa, sì. E vabbè, altre parti per sistemi di articolazione, non mi soffermo più ulteriormente per questa parte.
Poi troviamo questa piccolissima Anna Lana D, questa Anna qui completamente in colore prugna, sì. Anche se io non ho capito proprio che è un colore prugna, mi aspettavo che era più un colore blu scuro proprio. Va bene anche così. Qui troviamo la parte principalmente per il busto, le parti per i piedi e alcune parti per la testa. Questa qui non mi chiara bene dove, ma lo scopriremo poi più in avanti. Abbiamo però anche due Anne a continuazione, che serve l'Anne E1 e l'Anne E2. Qui, come potete vedere, che sto sovrapponendo, principalmente non lo date fine subito, l'Anne E2 sarebbe una continuazione dell'Anne E1. Qui notiamo che l'Anne E1 c'è una parte semplicemente in più. Questa parte qui che dovrebbe essere per la lancia, ma non vorrei sbagliarmi, quindi non vado già subitissimo a dire. Comunque si troviamo varie parti proprio per gli effetti, credo che sia per questo modello. Vedrò poi per bene in seguito. Ah, inoltre qui nella E1 sono contenute altre parti che servono per il busto. E questa qua che non mi chiaro proprio poi per bene, lo vedrò più in avanti nel montaggio. Qui troviamo le parti per la action base, semplicemente un'action base completamente blu chiaro. Mi aspettavo un pochettino più glitterata questa action base. Che un po' mi dispiace che un pochino non abbia tanti effetti, almeno per andare un po' più carina, ma va bene anche così. Poi vabbè, questo modello qui ci sono anche i Polyclaps, che non mancherò mai, che sono i BC002. Sicuramente altri Polyclaps che avete già visto in qualche altro kit, semplicemente li ripartono continuamente. Vabbè, l'unica cosa che ho riciclato da questo kit qui, perché mi sembra anche completamente nuovo di tutto per il modello. Non mi soffermo anche ulteriormente nemmeno su questi. Infine, in questo foglietto argentato troviamo le decals per questo modello. Queste tante qui, in pratica sono due staccate per gli occhi e alcune parti che si devono mettere o sulle gambe, sì, non ne sono perfettamente bene sicuro, ma comunque sia troviamo anche queste parti qui che sono veramente molto più dettagliate. Che dire, un po' più sull'argento questo kit qui, ma adesso c'è da aspettarselo. Comunque sia, ci si va molto bene e dalle decals mi sembra anche molto buono. Diamo come sempre una rapida analizzata manuale di istruzione a questo modello. Allora, qui sopra troviamo le cose che troviamo sulla scatolone, sulla box art. Quindi salterò queste parti qui sopra. Allora, qui troviamo varie informazioni sul pilota costruttore che si chiama Wilfred Kijim, un ottimo rivale per il team TIE Fighter, sì, anche se purtroppo ha una comparsa molto poca. Diciamo che chi conosce bene la serie Wonder Wheel Fighters saprà bene perché soffre questi problemi qua, diciamo. Comunque sia, aprendo questa parte qui troviamo due belle pagine del Customize Plan. Allora, in questa mia pagina qui viene specificato il material gunpla, praticamente il gun di base da cui si parte per fare questo custom, qui ovviamente completamente rielaborato, che a me non mi dispiace, io lo trovo veramente fantastico. Così, e trovo anche altre informazioni sui componenti, che in pratica sono il G-Potent, che anche lui usa lo stesso Gundam Exia come materiale primario, e poi il Gundam Dane, che forse sono indeciso piuttosto se comprarlo. Vabbè, qui trovo varie pose, principalmente su come possiamo andarlo a mettere, e anche alcune informazioni sul suo bellissimo backpack, che è diventa molto fantastico, con le sue grosse lance. Trovo anche alcune informazioni sulle sue armi. E poi in questo punto qui troviamo una lineup con i vari modelli, principalmente alcuni che possiedo già, come per esempio il Build Booster Mark II, se non erro, scusatemi, e poi Wing Zero di Honor del manga di Wonder Wheel Fighters A. E qui poi Wilfred Kijima ci dà un consiglio sul montaggio di questo modello qui, principalmente su come usando un pennello grigio argentato si può andare a ottenere questo bel effetto. Magari forse lo proverò anch'io a fare. In questa pagina qui troviamo una lista con tutte le Anne di questo modello qui, sempre alcuni consigli sul montaggio, come importante pulire i pezzi e su come non forzare i polyclips. Poi, aprendo quest'ultima parte, troviamo le istruzioni di montaggio che principalmente partono dal busto e finiscono una parte a colore che dovrebbe essere quasi, scusate. Semplicemente ci indica come sull'agganciare il suo backpack e su come costruire le sue armi e su come agganciargliele, tutto qua. Bene, Diego, con questo l'unboxing si può concludere qua. Adesso mi sta a assemblare il modello e farvi vedere poi quale sarà il risultato finale. Comunque sia, vi do come sempre i miei soliti inviti, ma io quello che se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un bel mi piace stesso. E mi raccomando, lasciate un bel commento, fammi sapere la vostra, se d'accordo con me e perché. Ricordiamoci che le critiche non si sono ordine al giorno. Inoltre poi vorrei sapere anche qualcuno se ha il Transient Gundam e sapere anche come l'ha trovato. Poi vi do come sempre i miei soliti inviti, ma ricordo adesso la mia pagina Facebook, il link in descrizione, e mi raccomando anche di lasciarci un bel mi piace, di iscriverla perché dovrete tutte le foto e whip dei miei modelli e tanta altra roba varia interessante, così potete rimanere perfettamente aggiornati sulle mie attività.
E mi raccomando anche se potete condividete questo video qui su Facebook, così aiutate a crescere la visibilità del mio canale. Infine, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per i prossimi gameplay. Con questo va tutto. Bene, ci vediamo al prossimo video e vi saluto. Grazie per aver guardato il video. Ciao da vostro Edo Ranger.